The New Stories. La tua informazione libera. Una delle ipotesi più accreditate che gira negli ambienti londinesi è che si sia trattato di un intervento dovuto a una diverticolite acuta. Questa è l'ipotesi che i tabloid britannici riportano a proposito delle condizioni di salute della principessa. A spiegare che cosa comporta la diverticolite acuta è l'esperto Maurizio Vecchi, professore ordinario di gastroenterologia all'Università Statale di Milano. L'esperto, parlando con i giornali italiani, ha spiegato che la diverticolite acuta è un'infiammazione del diverticolo, con una piccola o grande perforazione. E in funzione anche della dimensione di questa perforazione, l'evento infiammatorio può localizzarsi in un punto dell'addome. O nei casi più gravi può diffondersi e portare anche a una peritonite diffusa, queste le sue parole. La peritonite, come si sa, è una condizione che può portare anche al decesso e che deve essere trattata con la massima urgenza. Per questo si pensa che l'operazione di Kate possa essere dovuta più ad un'urgenza che ad una programmazione, visto che i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi. Anche la stessa biografa della Royal Family, Angela Levin, aveva affermato che i problemi da cui è affetta Kate sono molto preoccupanti, anche perché resta il fatto che debba rimanere ancora ricoverata in ospedale. Nel frattempo, dal Palazzo Reale informano che non saranno diffuse ulteriori notizie in merito alle condizioni della principessa, fino a nuovo ordine. Insomma, il mistero su che cosa abbia Kate continua, ma sicuramente il fatto che la diverticolite possa causare una peritonite non è da sottovalutare. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.